Io sono un avvocato, ho una certa età, ho 56 anni e vivo a Lecce, nel Salento. Alla fotografia mi sono avvicinato con una maggiore assiduità da 2-3 anni. Mi piacevano le arti visive, l'arte in generale, ma anche il cinema. Però alla fotografia non mi sono mai dedicato in maniera assidua, se non per correggere con Photoshop qualche fotografia. 3 anni ho acquistato una reflex e poi lì ho iniziato un po' a conoscere più approfonditamente il mondo della fotografia. Mi sono appassionato, ho cominciato a scattare con risultati scarsi. Però insomma, mi sono soprattutto incuriosito e questo mi è piaciuto, mi sono anche attrezzato all'inizio con un po' di difficoltà per la non conoscenza del mondo della fotografia, però ho cominciato comunque a divertirmi. La fotografia ha sempre vissuto, no? Con me sin da quando ero piccolo, perché mia madre aveva una vecchia Zeiss Icon, che è una macchina a soffietto, e diciamo che quella ha scandisce i ricordi della mia infanzia. Io ho una Nikon di 7000. L'attrezzatura che mi porto dietro è diversa dall'attrezzatura che ho, nel senso che più o meno copro tutte le focali, perché poi piano piano, volendo fare delle foto diverse, mi sono attrezzato. E ogni anno vado a Perugia, a Umbria Jazz, col teleobiettivo, col 300, si riescono a fare belle fotografie. Mi sono divertito soprattutto con quell'ottica a fare foto di concerti, ma anche foto di street. Adesso diciamo uso un'ottica, un 24 mm e un 50 mm che sono molto luminosi e che sono anche divertenti, insomma, da usare. Io sono mosso dalla curiosità soprattutto, non essendo un fotografo esperto. Da quando ho cominciato a fotografare ho cominciato anche a guardare con più attenzione le foto degli altri, no? Sia degli altri, magari di fotografi che vedo su Flickr. Mi piace guardare le foto anche di grandi professionisti. Non ho uno stile ben definito, anche se mi piace fotografare le persone soprattutto. Persone viste per strada, magari anche con scatti rubati o che nascono comunque dalla conoscenza estemporanea delle persone, per cui tutto sommato è quello che preferisco, anche se poi in realtà non so se fino a che punto negli scatti riesco poi a esprimere questa voglia di confrontarmi con le persone, con la vita, insomma, che ci gira intorno. Mi piace fotografare per esempio i bambini che giocano, no? Qualsiasi tipo di gioco dei bambini, un po' perché ci riporta alla fanciullezza, un po' perché è bello fotografare i bambini nel momento in cui giocano, forse perché vorremmo fare noi come quello che stanno facendo loro, no? Oppure si vede negli occhi dei bambini un po' di voglia di divertirsi, di ingenuità, di verginità nello sguardo. E poi c'è una foto, non so se... C'è una foto particolare, non è una foto che è uscita benissimo, però diciamo che c'è una storia. È un gruppo di bambini che gioca, che corre felice dietro una palla rossa. In realtà quei bambini stavano giocando a scacchi e quello era un intervallo fra un turno e l'altro di un torneo scolastico di scacchi, e si vedono questi bambini proprio come se dovessero sfogare una voglia di movimento dietro una palla che poi... Insomma, mi sembra una foto, forse non è uscita bene perché è un po' mossa, però mi sembra una foto che racconta qualcosa. Seguo Total Photoshop da un po' di tempo e mi piace guardare anche cose che all'apparenza sembrano non interessarmi, però in realtà si trovano degli spunti. E poi in fondo a tutti i lettori e i visitatori di Total Photoshop invito poi a guardare non soltanto le cose che a prima vista possono interessare, ma anche quegli aspetti che magari non sembrano adatti alla propria persona, che in realtà poi possono nascondere tanti, tanti aspetti utili. Per cui intanto saluto voi e tutti i lettori di Total Photoshop e vi ringrazio ovviamente per questa opportunità certamente immeritata.